Grande saluto a tutti voi in questa sessione che è molto breve perché dura solo mezz'ora di domande e risposte. E mi sono arrivate tante domande, non so se riusciremo a vagliarle tutte a questo giro. Infatti sto iniziando in tempissimo versione svizzera e quelle che non rientrano oggi le faremo la settimana prossima. Quindi le ho inserite nello slideshow, così le possiamo leggere insieme. Allora, la prima domanda, le terrò tutte le domande incognite, così potete scrivere le domande più disparate che, insomma, non il vostro nome o la provenienza non è indicata. La prima domanda è questa. Spesso soffro pensando ai miei genitori che ho perso ormai da tanto tempo, perché ricordo i miei comportamenti sbagliati verso di loro. Allora non avevo la consapevolezza di ora e neppure il vostro aiuto, e spesso sono stata impaziente. Non ho saputo aiutarli pur amandoli davvero tanto. Questi pensieri mi assalgono spesso. Cerco di sostituirli con i tanti momenti affettuosi passati insieme, ma non riesco. Vorrei essere stata allora almeno un po' di quello che sono oggi. Ok, è chiaro che qua c'è l'esperienza dei sensi di colpa. Ed è utile ricordarsi, e parlo a chi ha fatto questa domanda, che suppongo sia in linea, che non siamo perfetti e per quanto vogliamo, vorremmo esserlo e quindi essere sempre bravi, disponibili, generosi, pazienti, tolleranti al massimo, non ci viene sempre bene esserlo. E quando veniamo meno a un comportamento adeguato con qualcuno che amiamo molto come i nostri genitori e poi se ne vanno, quindi c'è una sorta di rimpianto, rimorso rispetto a quello che avrei potuto fare ma che non ho fatto. E sappiamo che questa categoria, questa tipologia di pensieri rientra nella categoria dei pensieri sprecati. Avrei potuto essere più paziente, ma non ci sono riuscita. Avrei potuto essere più disponibile, ma non lo sono stata. E sappiamo anche che ogni cosa è collocata al suo tempo giusto. Stai facendo questo percorso con noi adesso perché il tempo giusto per te non lo sarebbe stato, anni addietro. Quindi devo semplicemente spostare alcune posizioni mentali. Una, che c'era un gioco karmico tra me e i miei genitori, pertanto in quel gioco karmico c'erano delle frizioni che sono tipiche di un legame karmico che non è ancora risolto. Perciò prendo atto che c'era un gioco karmico che faceva sì che loro si atteggiavano in un certo modo e io sbottavo e viceversa, quindi quella dinamica, che non era prevedibile neppure, e prendo atto che c'era un karma, pertanto. E questo mi fa realizzare l'importanza di stare attenta a creare buon karma, che è una bella realizzazione. Due, in ogni caso, pensare avrei potuto non mi aiuta perché è già andato. L'acqua è già stata versata nel bicchiere e non ci torna. Però, se una persona è ancora in vita, posso andare a chiedergli scusa, ma sappiamo di essere anime, per cui quelle anime sono ancora in vita, hanno solo cambiato corpo, ma sono ancora esistenti e pertanto se ti connetti con loro puoi chiedergli scusa ancora, non è troppo tardi. E in questo caso l'ideale è creare un'esperienza di yoga in cui mi connetto col Supremo e insieme al Supremo, quindi insieme all'essere più importante che ci sia,
e che la salunga rispetto a queste tematiche intangibili, è come se dicessi, ok, vieni con me, andiamo a portare un'energia di amore a quelle anime dovunque esse siano. E per vari giorni inondo quelle anime di amore, chiedendo scusa, dicendo voglio sciogliere e pulire il registro, voglio pulire il legame, voglio pulire quello che c'è tra noi in modo che siamo liberi, loro e me. Perché la cosa ideale è lasciare che le anime vadano, perché devono proseguire il loro percorso. Immaginate di essere dei figli che partono per un viaggio e la mamma vi chiama ogni 10 minuti. Come stai? Dove sei? Cosa fai? Stai bene? Hai mangiato? È un assillo. Lascialo libero, tanto è un altro essere rispetto a te. E quindi al di là dei legami, abbiamo bisogno comunque di condividere molto amore, molta compassione, molte belle energie, ma anche di essere liberi. È una forma di amore la libertà. E più creo quell'energia di amore, più li lascio liberi di continuare il loro percorso, tanto garantito vi rincontrerete. E è una garanzia inevitabile. Perciò, esercizio di yoga. Connettersi col Supremo, dirgli guarda, facciamo una cosuccia insieme e crei il pensiero rivolto ai tuoi genitori e li mandi, li inondi di amore dicendo scusa, avrei voluto far di meglio, ma ora condivido il massimo dei miei sentimenti. E lo fai per 14 giorni. E poi chiuso il capitolo Sensi di colpa, che è una scelta, basta, è una scelta. Florinda, mandala pure la domanda, la vediamo nella prossima volta, anche perché oggi ne abbiamo una serie. Allora spero che chi ha fatto questa domanda sia contento, nel senso se ho risposto. Qualora non avessi risposto, scrivimelo pure adesso nella chat. Così la rivediamo. Questa persona ha fatto 4 domande, tutte in un colpo solo e sono molto contenta. Adesso vediamo di sbrogliarle tutte. Allora, la domanda numero 1. Si può perdonare o farsi perdonare da un defunto che ha lasciato il corpo? Ok, quindi ho già risposto a questa. Crea un'energia di grande amore. Visualizzali che li inondi di questa energia nella forma di un abbraccio, di fiori, nella forma di un sorriso, nella forma di luce che convoglia verso l'altro. Diteli tutto quello che volete con l'intento di pulire il registro. E pronti per quandunque sarà il vostro prossimo incontro. Danuta, hai fatto le costellazioni familiari? Sì, è un'ipotesi, però poi se fai un lavoro come questo, c'è un beneficio grandioso. Domanda numero 2. Dopo quanto tempo ci si reincarna? E ancora prima, quanto tempo ci metterebbe l'anima a lasciare il corpo fisico? Ok. Allora, ognuno di noi lascia il proprio corpo quando quello che chiamiamo la morte. E quindi la morte accade di fatto in un secondo. Quello che può essere molto lungo è il percorso che ci porta alla morte, delle volte di grande sofferenza. Però il momento in cui l'anima lascia il corpo è tuc, e l'anima è andata. Una frazione di secondo. Cioè un po' come se noi collocati al centro della fronte a un certo punto facciamo tic e andiamo via. Quindi in un secondo l'anima esce
e lascia il corpo, e quello è l'attimo, ecco l'attimo, che il corpo diventa un cadavere. Prima, quando l'anima era dentro, era un essere vivente. Quando l'anima esce, è un cadavere. E il tempo che impiega a reincarnarsi dipende dal proprio karma. Se io ho un buon karma, mi reincarno molto presto. Se ho un brutto karma, ci impiego un tot di tempo. Questo perché l'anima rimane nella dimensione fisica, nel senso qua, nell'atmosfera. Non va in una dimensione di luce che è la nostra residenza eterna. Quindi in un certo senso non rimane a casa, rimane per strada. E pertanto è sgradevole. Ed ecco perché se ho un buon karma, che determina la qualità della mia vita prossima, determina la qualità di quello che avrò, che sarò, con chi sarò, dove sarò, ma anche determina quanto velocemente non sto ad aspettare l'autobus. Nel senso, un buon karma fa sì che l'autobus arriva subito. Se no, ci può impiegare un tot di tempo. Nel frattempo che un'anima non in un corpo aspetta quello dopo, può essere birichina, perché l'anelito è avere un corpo e non è disponibile. Anche se considero che oggigiorno le situazioni di sofferenza sono così tante che le anime si incarnano abbastanza velocemente perché il contesto è di facile, c'è facilmente. In ogni caso, quando la gente percepisce delle energie così vaganti, sta percependo delle anime che stanno ancora in attesa di prendere un corpo. Un argomento un po' delicato. Domanda numero 3. Un defunto conosciuto nella nostra vita potrebbe reincarnarsi subito in un nostro figlio per starci vicino ancora, magari in modo diverso ed espiare qualche mancanza fatta? Ce ne possiamo accorgere? Decisamente sì. Una persona che lascia il corpo può reincarnarsi nella stessa famiglia se ha un tale karma che deve ritornare lì. Diciamo che quando c'è attaccamento vorremmo pensare così. Quando però l'anima parte, non è detto che abbia lo stesso attaccamento per stare e tornare nella stessa realtà. Magari va altrove per altri karma che tirano quel filo. Però l'anima entra nel ventre della madre al quarto o quinto mese, quando la mamma sente muovere la pancia, no? E quindi può essere che un'anima della famiglia lascia il corpo e poi subito dopo qualcuno della famiglia rimane incinta e quell'anima si torna nella stessa realtà. E per un gioco karmico che può essere negativo ma anche molto positivo. Può essere che semplicemente le anime avevano grandi affinità. Non ci si reincarna solo per karma a debito ma anche per credito. Ci se ne accorge se c'è un grande feeling. Quante volte incontrate qualcuno per la prima volta e vi dà l'idea di conoscerlo già? Perché di fatto conoscete l'anima, non conoscevate quel corpo, perché è il nuovo abito, il nuovo involucro, ma conoscevate l'anima. 4. Possiamo avere dei flashback delle vite precedenti? A qualcuno capita? Sì, certo. Può capitare da piccoli anche, perché uno è ancora più vicino alla vita precedente. Può capitare nei sogni, può capitare perché c'è la percezione di qualcosa che ti è familiare. Vi faccio un esempio, io ho vissuto in Giappone nell'88-89 e
un giorno vivevo a Tokyo e con una mia amica, una domenica, si decise di andare a Kyoto, una città bellissima. E si arriva a Kyoto e avevamo l'indirizzo di un bed and breakfast datoci da una nostra amica lì, di Tokyo, che ci aveva raccomandato quel posto, è molto bello. Poi era dietro a un tempio, sembrava adiacente al tempio, come se una volta fossero insieme. E quindi una locazione proprio speciale. Arriviamo lì e mentre entriamo in questo vialetto, perché sembrava un posto fuori un po' dalla città, però era in città. Entriamo in questo vialetto, c'era una foresta di bambù intorno, foresta, insomma, un boschetto di bambù, e lo tipico scenario giapponese col giardino, con l'acqua, eccetera, gli shoji, quelle porte scorrevoli, il tatami, cioè era proprio tradizionalmente giapponese. Ma come sono entrata in quell'atmosfera, sono diventata silenziosa. L'altra mia amica era un'americana abbastanza socievole, insomma. E si accorge che ero diventata silenziosissima ed ero in osservazione, mi guardavo intorno, ma non perché guardavo le cose, perché captavo l'energia e continuavo a entrare in quell'atmosfera pensando la conosco molto bene. Fin quando non mi sono seduta all'entrata, incapace di parlare, nel senso conoscevo quel posto e mi stava ritornando tutto un feeling rispetto a quel contesto. Non sapevo spiegarlo, non era ancora parte della Brahma Kumaris, cosa che avverrà mesi dopo. Non capivo che cosa mi stesse succedendo, sapevo solo che ero in un tumulto emotivo, perché quel posto mi significava qualcosa. Non sapevo cosa e non sapevo perché. Quando poi ho fatto i miei corsi con la Brahma Kumaris mesi dopo, e chiaramente sapere della reincarnazione mi è stato di grande aiuto e ho pensato, guarda, forse là ce l'ho già stata. Perché mi ricordavo non le cose, il feeling. Perciò sì, è possibile. Così come io da piccola parlavo di karma, piccola piccola, Perciò ci sono dei flashback di situazioni che riemergono, no? In un bambino. Se guardate il vostro carattere, anche, perché voi siete cresciuti in una famiglia e magari avevate un carattere un po' diverso da loro. Portavate con voi dei sanskara diversi dal contesto in cui siete nati e cresciuti, magari anche da questa cultura, non solo dalla famiglia, ma anche da un paese. No, ci sono persone che hanno un grande feeling per l'Oriente e molto meno per l'Occidente, pur essendo nate e cresciute in Occidente. C'è un'attrazione verso l'Oriente che non è casuale. C'è un legame, c'è un filo che ti porta e ti ricorda anime, vite precedenti. Ok, spero di aver risposto, tanto potete ancora fare ulteriori domande. La domanda di L. La mia anima chiede aiuto per riuscire a lasciare andare un'anima bella che non è più sulla terra. E non ha potuto dirgli addio e stargli vicino al momento del trapasso. Penso che sia stata un'esperienza molto forte e molto dolorosa per molti durante il lockdown, quando le persone non potevano essere visitate, non ci poteva essere alcun contatto con persone che stavano lasciando il corpo. E forse è stato una delle cose più traumatiche, tra virgolette, del lockdown, penso. E
Stesso quello che ho detto prima. L'anima è ancora viva, non in quel corpo, ma sta proseguendo il suo viaggio. Puoi essergli molto vicina mandandogli tanta benevolenza, tanti buoni auguri, tanto amore, tanta pace, tanto silenzio. E quello che non hai detto verbalmente, in un momento difficile come quello del trapasso, diglielo adesso. E per vari giorni entra in quell'energia di comunicare e chiudere, comunicare e chiudere, comunicare e chiudere, come se tu sciogliessi questo legame e soprattutto torni e ritrovi la tua pace. La situazione era tale per cui non era la tua volontà e l'altro lo sa, le circostanze lo sanno. Io facevo sempre il capo e costruito tende indiane. Ah, ok, quindi eri probabilmente parte degli indiani di America a un certo punto. Abbiamo infatti dei sanskara molto precisi quando nasciamo, che hanno una stretta connessione, quello che ci attira, quello che ci piace, e magari è completamente diverso da quello che piace alla famiglia in cui siamo cresciuti. Ok, andiamo alla prossima. Negli ultimi anni, di fronte a situazioni, ambienti, atteggiamenti che non sono in sintonia con il mio modo di essere, ho sempre scelto il silenzio e l'allontanamento, vuol dire mi ritiravo. Ultimamente ho un tarlo. Non è che questo atteggiamento mi rende una codarda o peggio, lascia un irrisolto nella crescita della mia anima. Quando mi allontano lo faccio perché è come se mi trovassi in costume da bagno su un ghiacciaio. Beh, sei stata molto chiara. Ma temo che queste circostanze restino sospese. C'è un equilibrio tra affrontare, che poi è il potere che faranno Luca, Raffaele e venerdì, e tollerare. È uno degli equilibri più raffinati. Ci sono situazioni in cui tollero perché non posso fare altro, nel senso non posso cambiare qualcuno, magari ci ho provato, ma tollero perché quella è la realtà. Oppure affronto se posso dare un apporto, dare una sferzata, implementare un cambiamento. Tutte e due sono dei poteri, il potere di tollerare e il potere di affrontare, ma non devo mischiarli. Ovvero, se io tollero quando devo affrontare e affronto quando devo tollerare, faccio un po' un caos. E soprattutto sono insoddisfatta e non sono sicura che era la cosa giusta. Perciò, se hai il feeling, la sensazione che l'atteggiamento di ritirata, cioè di ritirarsi un po' come la tartaruga si ritira nel guscio perché la situazione è un po' caotica. Se il ritirarmi è motivato dalla paura può essere anche paura di ferire l'altro, o la paura delle conseguenze, o la paura dell'aggressività dell'altro. Ho la paura forse di perdere qualcosa. Cioè, se rispondo a tono al capo ufficio, magari mi licenzia. Adesso non è possibile, però per dire. Quindi devo innanzitutto identificare perché mi ritiro. E se non mi ritirassi e invece affrontassi, che cosa succederebbe? Quindi vaglio delle ipotesi. Perché il coraggio è molto importante e devo dire che per alcuni è più facile affrontare che ritirarsi perché sono molto
impulsivi e molto, no, aggressivi. Per chi è più mite è più facile ritirarsi e dire ok, gli passerà, essere accomodanti in un certo senso, ma non è detto che io cresca o che risolva la situazione. Ma solo te lo puoi sapere, perché ambedue sono dei poteri, sono delle possibilità positive. Dipende se faccio quella giusta al momento giusto. A indicarlo è la motivante. Non parlo perché ho paura o non parlo perché sarebbe inutile, non mi ascolta. O non parlo perché non è in grado di accogliere il commento, devo aspettare che si calmino le acque. O non è la parola quello che gli insegna, ma forse mi devo atteggiare in un altro modo. Forse devo creare una situazione dove divento un esempio di qualcos'altro. Non tutti imparano tramite le parole. Perciò devo fare una piccola revisione dello scenario, valutando il mio intento, che cosa mi blocca e che cosa mi sbloccherebbe. Perché se io mi ritiro, perché l'altra persona andrebbe in tilt, non mi ascolterebbe, oppure se il mio parlare sarebbe un'espressione di ego e non di benevolenza. Non glielo dico perché così impara. O è una forma di rivendica. Quindi devo capire la motivante prima di tutto e sapere che ritirarsi è un potere. È il primo dei poteri, mi ritiro. Perché osservo, valuto, capisco e non voglio creare karma, voglio sciogliere karma. Quindi il non rispondere a un'offesa, per esempio, chiude quel karma. No, se uno mi offende, io lo rioffendo, rinnovo un vecchio conto karmico, quindi siamo punto e a capo. Mi offende, creo un'energia di benevolenza, sciolgo quel karma. Ne abbiamo tanti per giunta, quindi meglio scioglierne il più possibile. Allora, se la motivante del mio ritiro è che sciolgo karma, nobile, potente, validissima, se ci riesco ovviamente. Ma se lo faccio perché ho paura, allora devo elaborare il coraggio. Che cos'è il coraggio? Cosa mi darebbe più coraggio? Che pensieri devo creare per avere coraggio? E quindi dipende da te, dalla tua coscienza e dalle tue motivazioni. Ok, siamo arrivati alla fine della mezz'ora perché era dedicato solo a mezz'oretta. Quando una persona è in piena negazione, come si può fare chiarezza con lei? Dire la verità a queste persone è come fare loro violenza. Esatto, perché quando uno soffre ed è arroccato nella sua posizione, non sente. E è come dire, se qualcuno è debole, prima lo rendi forte, gli dai la medicina per renderlo forte, poi gli parli. Se gli parli quando è a letto con la febbre a 40, non può accogliere niente, anzi gli dai fastidio perché vuole dormire. Devo prima farlo guarire, renderlo forte, ed ecco dove il supporto, il sostegno, la misericordia entrano in gioco. Lo rendo forte e quando è forte gli parlo. Quindi in questo gioca la pazienza, tanta pazienza, una grande arte la pazienza. Non hai mai più un... Ok, allora devo fermarmi qua. Anche perché tra pochino ho un altro corso e mi ha fatto molto piacere stare con voi. Mandate le domande all'indirizzo che trovate nella pubblicità, che è italia@itbrahmakumaris.org, comunque è un po' lungo, lo trovate là, e poi mi vengono passate. E sono felice il prossimo mercoledì di trattare le altre.
Bene, facciamo un minutino di meditazione e poi chiudiamo. E ci vediamo domani sera alle 17 per l'ultima sessione di Leader di se stessi. Om Shanti a tutti. Quindi mi rilasso e riconosco di essere fortunata perché posso capire, posso crescere, posso cambiare e accedere alle mie risorse interiori, ricreando calma. Percependo l'amore incredibile che l'anima è. E così ricordo di essere fortunata perché capisco, perché cresco, perché comprendo. E accedo a quello spazio di silenzio interiore che mi porta vicino al cuore e rilassa la mente fino a renderla così quieta, così silenziosa. Ed è in questo stato interiore che l'anima torna alle sue forze, al suo equilibrio, alla sua stabilità. Alla percezione della sua grandezza e del suo potere. Nella semplicità dell'essere. L'essere di energia, di luce. Fatto di pace, di amore e di silenzio.